Buongiorno, grazie della presenza. L'oggetto di questa conferenza stampa è quello di evidenziare un doppio, diciamo, obiettivo, quello di illustrare intanto lo stato dell'arte sull'igiene che in questo momento è precaria nel nostro Paese, dall'altro quello del controllo che stiamo attuando e che sarà a 360 gradi, non solo per coloro che abbandonano i rifiuti in maniera illegittima e illegale, ma anche sulla ditta appaltatrice. Io mi riservo di fare le conclusioni, non prima di aver ringraziato per la collaborazione che stanno dando al Paese i carabinieri con la radiomobile, che in sinergia collaborano con il comando dei vigili urbani, e il comando dei vigili urbani che, con l'ausilio di qualche dipendente dell'ufficio tecnico che è stato nominato ausiliario di polizia, hanno fatto con delle telecamere. Io passerei la parola al comandante dei vigili per dare un numero che onestamente non è che ci fa gongolare o ci fa godere, un numero che ci lascia amareggiato perché c'è tanta gente che non vuole rispettare le regole. Dopo i numeri sarò io a dare le conclusioni. E poi parlerà l'assessore Crea, infine, prima delle mie conclusioni, l'assessore Bruni. È chiaro che per quanto mi riguarda, lo sapete, l'ho detto dal primo giorno in cui mi sono seduto a guidare questa amministrazione, non ci sarà sconto alcuno per chi che sia. In questo momento poniamo l'accento in maniera seria sul servizio che è gestito dall'Agro d'Ambiente, e posso dire che vantieri ho fatto una serie di contestazioni sia all'Agro d'Ambiente, come chiedendo dei chiarimenti, che al responsabile dell'ufficio igiene ambientale, l'architetto Romeo. Attendo le risposte, però credo che è giunto il momento di alzare un attimento il livello di guardia. Livello di guardia, perché se mi danno conferma sembra che c'è una particolare zona del Paese in cui un servizio latita completamente e non è stato fatto, quello della raccolta del multimateriale e della plastica, quindi devono scattare obbligatoriamente le sanzioni. Io oggi chiederò poi al comandante, visto che non c'è l'ufficio tecnico, senza farlo rientrare, di annotare questo servizio che doveva essere fatto ieri in un'intera zona. Poi nei particolari scendiamo a breve. Comandante, prego. Suolo comunale. Per questo, anche visto l'esiguo numero di personale di cui oggi purtroppo dispone il comando, abbiamo optato per l'utilizzo di alcune telecamere mobili che sono state installate sulle vie principali del paese, dove a seguito di preventivo monitoraggio del territorio abbiamo individuato dei punti dove erano dei veri e propri punti di abbandono incontrollato dei rifiuti e delle vere e proprie discariche abusive. Per questo, avvalsi di questa tecnologia che abbiamo ritenuto indispensabile, abbiamo cercato di contrastare con fermezza questa fenomenologia, che è un continuo nocumento al decoro urbano, oltre che problematiche igienico-sanitarie sul territorio. Le telecamere sono state installate e non avevano un accesso remoto, per cui vi lascio immaginare anche le difficoltà legate poi alla visualizzazione delle immagini da parte del personale, che magari poteva essere impiegato per servizi anche più rilevanti sul territorio. Quindi le telecamere mobili occultate, ora vi faremo vedere dei video che sono stati effettuati naturalmente nel pieno diritto della privacy e della riservatezza, oscurando sia la targa sia le immagini dei trasgressori. Abbiamo installato delle telecamere mobili che venivano di volta in volta poi spostate su determinate zone. A seguito del monitoraggio, gli operatori poi visualizzavano in comando i risultati e, da opportune indagini, si è riusciti a identificare i trasgressori. Questa attività, che è iniziata il 26 di giugno ed è ancora in essere, però io vi fornirò i dati fino al 20 di luglio, quindi in poco tempo sono state comminate ben 163 sanzioni.
per illecito abbandono dei rifiuti e per violazione delle ordinanze sindacali in materia di avvio della raccolta differenziata. Nel dettaglio questi 163 verbali hanno consentito, e speriamo, 163, speriamo che possano consentirci, con l'incrocio dei dati dell'ufficio, in sinergia con l'ufficio tributi e l'ufficio anagrafe, anche di verificare eventuali sacche di evasori tributari, ossia di gente che non risulta affatto iscritta alla Tari. La finalità infatti per cui abbiamo deciso di fare questa attività di controllo è finalizzata a regolarizzare tutti quelli che non hanno voluto aderire all'avvio della raccolta differenziata o peggio ancora, e quindi anche per una questione di giustizia sociale, non pagavano il relativo tributo comunale. L'attività continuerà incessantemente nei prossimi mesi, sperando che il numero dei verbali possa anche ridursi e che quindi tutti si registrino regolarmente al tributo comunale. Ora manderemo un video, eravamo combattuti un po' nel mandare o no questo video, ma abbiamo ritenuto di mandarlo quantomeno per scuotere un po' le coscienze e far vedere la situazione. Questo naturalmente è in maniera molto semplificativa, c'erano anche dei video dove genitori facevano addirittura abbandonare i rifiuti ai propri figli di 10-12 anni. Quindi anche da un punto di vista di insegnamento al rispetto dell'ambiente è un messaggio importante. C'è naturalmente il famoso, ormai la disciplina olimpica la chiamo io, del lancio del sacchetto dal finestrino. Molti addirittura non si fermavano neanche, lanciavano direttamente dal finestrino dell'autovettura i rifiuti. Ecco, questo è un chiaro esempio. Le zone monitorate sono state la via Primo Maggio, che purtroppo ad oggi è ancora una vera e propria discarica, la zona di Pilati, per intenderci, in prossimità del ponte, la via De Gaspari, quindi all'intersezione della via Madonnuzza, la via Ramirez e la zona dietro il Quiper, la via San Leonardo. Via Primo Maggio. Noi abbiamo fatto un monitoraggio su queste zone, naturalmente con anche evidenti difficoltà, perché può andare a fare gli opportuni accertamenti per identificare i trasgressori. Vi lascio immaginare che laddove questo abbandono sia stato effettuato con l'utilizzo di un veicolo è un'attività relativamente semplice, però siamo riusciti anche a identificare soggetti che magari con le biciclette o a piedi abbandonavano rifiuti, quindi anche attività un po' più complesse. Questa è la via Ramirez, il veicolo addirittura circola contromano, quindi spregio anche alle regole del codice della strada. Questa è la via De Gaspari. Il famoso lancio del sacchetto. Niente, io avrei concluso. Interessate che hanno agito in piena sinergia, quindi parliamo dell'ufficio tecnico, parliamo della polizia municipale, parliamo del settore dei tributi. Ognuno per le proprie competenze hanno posto in essere delle politiche che vanno a palettare questo fenomeno per quanto riguarda il rilascio sul territorio comunale dei sacchetti dei rifiuti, così come capita, ed andare anche a palettare quella che è far emergere il sommerso dal punto di vista tributario. Attualmente, in base alle sanzioni che sono state trasmesse dal Corpo di Polizia Locale all'Ufficio Tributi, ossia su 139 sanzioni, determinati controlli, ossia su 139 abbiamo 54 persone iscritte al ruolo e 85 non iscritte. Di quelle iscritte a ruolo abbiamo 43 residenti. Di questi 43 residenti iscritti a ruolo, tutti hanno ritirato il kit per la raccolta differenziata. Nonostante il ritiro del kit per la raccolta differenziata, hanno preferito però insudiciare il nostro paese, le vie che tutti noi possiamo percorrere anche con i nostri figli, e quindi hanno fatto venire meno la vivibilità del nostro paese.
Degli 85 non iscritti a ruolo abbiamo 24 residenti a Melito. Gli altri sono residenti nei comuni limitrofi, da Reggio fino a Condofuri fino ad arrivare a Brancaleone. Così mi è stato detto. Quindi la nostra attività non si ferma solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'educazione all'ambiente, alla raccolta differenziata, ma anche educare i cittadini ad una maggiore civiltà per amore del proprio paese, per amore dei propri figli, per amore insomma di quel senso di civiltà di cui tanto parliamo e che magari poi nella pratica siamo meno avvezzi ad mettere in pratica appunto. Ancora per quanto riguarda la raccolta, quindi la distribuzione dei kit e quindi l'attività di emersione del sommerso e quindi di coloro che non erano iscritti a ruolo, abbiamo un aumento anche degli iscritti, in quanto quando noi abbiamo girato il file del numero di iscritti a ruolo erano orientativamente sui 5.285, ad oggi risultano 6.549. Sì, abbiamo... All'inizio della distribuzione dei kit abbiamo dato come numero iscritti a ruolo tari 5.285. Il ruolo aggiornato ad oggi 6.549. Sì. È aggiornato 6.549. Qualche altro numero io poi. Sì, quindi voglio dire l'attività che è stata fatta è un'attività da non tenere in considerazione che sarà e che continuerà nei prossimi mesi, cercando di attenzionare le persone e di sensibilizzare ad un maggiore amore ambientale e quindi per la maggiore vivibilità del nostro paese. Noi non siamo giustizieri o sceriffi come qualcheduno ha additato, dice, ma perché fate le multe, bisogna avere tolleranza, ma tolleranza... Questa domanda io dovrebbe rispondere il comandante, perché io il nominativo comunque sia con nome e cognome dei sanzionati non lo conosco, quindi sinceramente assolutamente, perché per una questione di privacy l'amministratore non entra in queste logiche. E mi chiedo sinceramente come faccia lei ad avere un elenco di 30 persone sanzionate, perché sono dati sensibili questi, sinceramente. Quindi gliela giro io a lei la domanda. Non mi dà risposta? Va bene. Comunque, niente, la nostra attività continuerà anche nei prossimi mesi ad una maggiore sensibilizzazione sia per quanto riguarda l'amore per l'ambiente, sia anche per una maggiore vivibilità della nostra comunità e del nostro paese. Sì. Intanto i verbali sono stati lavorati da agenti di polizia giudiziaria, abbiamo avuto l'ausilio di tecnici dell'ufficio tecnico del comune nominati all'uopo ausiliari di polizia giudiziaria. Ausiliari di polizia giudiziaria, perché vorrei fare una specifica. Per quanto riguarda l'abbandono incontrollato dei rifiuti, secondo anche il testo unico ambientale, il 15206, noi abbiamo fornito i dati dei verbali amministrativi redatti dal comando. Se ci sono e ci saranno sicuramente attività di polizia giudiziaria in corso, svolgeremo le opportune indagini, perché il secondo comma del 256, ossia l'abbandono e il controllo dei rifiuti, se viene effettuato da una ditta è un reato di natura penale. Poi è intervenuta la prescrizione del reato e ci sarebbe da discutere, non penso sia la sede opportuna, per cui quella si tratta di un'attività di polizia giudiziaria che è solo all'attività amministrativa. Oggi noi siamo qua per illustrare l'attività di polizia amministrativa. Certo è che è grave se il direttore dice di avere un elenco. A questo punto poi magari il direttore stesso verrà sentito a sommare informazioni per sapere come ha avuto questo elenco. Basta andare dal
non lo so. Tenga conto, io non ho dubbi nella riservatezza del comando, tenga conto che questi elenchi sono stati smistati a tutti. Ho dato le spiegazioni, i verbali sono stati lavorati e del resto i verbali sono stati lavorati da agenti ufficiali di polizia giudiziaria del comando, l'attività inevitabilmente si è dovuta svolgere con l'ausilio di tecnici, vi spiego anche il perché. E per questo... No, era un ausiliario di polizia giudiziaria nominato all'uopo con verbale trasmesso all'autorità giudiziaria. Le spiego perché. Perché vi erano degli incombenti prettamente tecnici. Lei lavora con le telecamere, Mari lo sa, queste telecamere non avevano un accesso remoto direttamente in comando, per cui ogni giorno andavano sia spostati, e capite bene che questo lavoro non lo poteva fare. Lo sappiamo, abbiamo anche lavorato. Però ha fatto una domanda, le sto dando le spiegazioni. Per cui no, per la visualizzazione delle immagini, le sto spiegando. No, sto dando la spiegazione, se vuole sentirla. No, ma la sto spiegando la motivazione. La motivazione significa che queste telecamere andavano ogni due giorni, cacciata una scheda micro SD per la visualizzazione in comando. Queste incombenze le abbiamo fatte lasciare a un tecnico specializzato del comune, in quanto non siamo tecnici, non riusciamo a fare né queste operazioni perché non ne abbiamo le competenze, né ci risultava opportuno che le facessero gli agenti di polizia giudiziaria ben visibili sul territorio. Anche perché queste cassette venivano installate, queste telecamere venivano installate in prossimità di illuminazione pubblica o comunale, per cui ci siamo avvalsi di tecnici del comune che svolgono le mansioni di elettricista del comune. Ok? Del resto il codice del 348 del codice di procedura penale prevede che gli ufficiali o l'agente di polizia giudiziaria, nell'espletamento di eventuali attività di retà penale, e può essere il caso a seguito del monitoraggio e l'abbandono dei rifiuti che possano scaturire denunce penali, possono avvalersi di personale idoneo a fare questo servizio. Sì, con verbale, se non erro, il 348 del codice procedura penale. Cosa dice il codice dell'ambiente e quello penale? Sì, sì. Le trappole telecamere sono regolamentate e ci vuole, prima di mettere la telecamera, lo dice la normativa, sì. Una circolare del garante della privacy, mi pare del 2010-2012, prevede che laddove si parli, e lo sto dicendo, che laddove si parli di abbandono. Certo, ma lei ha fatto un'affermazione. Assolutissimamente. Qui, voglio dire, ormai siamo abituati a buttare ai 420 sempre le immagini di tutte le dibattiti. Allora, qui. Ma non so, però. Perfetto. Il garante del provvedimento ha detto che si occupa solo della materia e dei criteri di come vanno trattati. Perfetto. Quindi i comuni, prima dell'installazione delle telecamere, devono aver attivato intanto le classiche misure prima previste, insomma, normali, no? Di controllo, e quindi ci vuole anche lì, ci vuole un rapporto prima a monte delle telecamere. Poi l'attivazione di questo sistema comporta l'osservanza degli obblighi di informativa del cartello che dicevo io, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo caro comandante, e poi mediante la posizione, anche quando si tratta di rifiuti, del cartello che deve essere collocato prima dell'atto in azione della telecamera. Le riprese possono essere utilizzate solo ed esclusivamente da personale di polizia giudiziaria, e dice pure qual è. Ma scusi, ma chi ha detto che sono all'esterno? E che consegue che l'impiegato di sorveglianza deve essere o un agente di polizia o un delegato, ma sempre un agente di polizia giudiziaria di un altro posto. Questo non me lo so. Ma scusi, ma chi è che alle queste cose gliele dico, perché io non ho visto nessun cartello passato. Perfetto, infatti dice che questa è un'azione veramente grave. Il titolare del trattamento è il responsabile
poi di tutto quello che ne consegue. Io le dico soltanto di che cosa siete passibili per avere fatto questa mattina questa conferenza fatta con questi dati. Voi siete intanto i fotogrammi, c'è scritto pure ogni fotogramma, e poi c'è un problema sanzionatore nei vostri confronti per aver proprio non esposto i cartelli, non avvisato i cittadini, non aver fatto i regolamenti, tutta una serie di cose. E le dico pure a quanto avanti, se c'è la parte penale che va da 6 a 24 mesi, c'è quella invece sanzione, altro che la multa al cittadino, per le missioni che vanno da 6 a 36.000 per la mancata segnalazione, quindi per attaccare il cartello, e poi invece per aver fatto quest'altro costa da 20 a 120.000. In ogni caso questa è la legge in Italia, ammetto la fate sempre in maniera diversa, io per mio guarda, non si offenda, io questo non voglio fare, non nel rispetto di chi ma è libero di prendere la spazzatura, perché quello è no, ma è libero, è giustificabile, allora se vuole, è giusto che le leggi prima non è così alzata, però a casa tutte le gambe che inventano la parte. Dovete prima fare allora, la invito. Da oggi non ci sono. La invito. Io scendo da più rimasto, mi faccio le immagini per quelle vie, fino a ieri. Certo, non ci sono, ma infatti non ci sono, e non sono previste. Nell'attività di polizia giudiziaria non è prevista. Il tema, ma le sto spiegando, nell'attività di polizia giudiziaria, non so perché lei continua a dire la visualizzazione dell'immagine se fatta da un agente o un ufficiale di polizia, ma non ho capito chi è che ha detto il contrario, chi è che le ha detto, no, io ho detto un'altra cosa, io le ho detto un'altra cosa, per le operazioni tecniche, ossia, forse non ci siamo capiti, allora spiego, perché sarò io che non mi so spiegare. Queste telecamere necessitavano, di volta in volta pesavano, una telecamera pesava circa 100 kg cada una, avevano delle batterie che andavano ricaricate ogni due giorni e delle micro... No, a lei interessa che se lei fa una domanda pretenda una spiegazione, le sto dicendo, ma qua non è una conferenza stampa, è un comizio del direttore Vinci, scusa. Allora, no, non è ok, perché devo spiegare. Allora, la visualizzazione. No, sta facendo un comizio, direttore. Sta facendo un comizio perché ha fatto una domanda ed è giusto. Se non fa rispondere. Le sto rispondendo se fa parlare. Le sto dicendo che la visualizzazione delle immagini è stata espletata da ufficiali, agenti di PG del Comando di Polizia Locale. Le operazioni tecniche, quando mi riferisco a operazioni tecniche, dico lo smontaggio, la sostituzione della batteria. Noi l'abbiamo lavorato il video, sì. E le sto dicendo. Ma di che stiamo parlando? Ma lei vuole richiedere. Ma lei vuole. Se c'è stata una fuga di notizie. Cioè, se c'è stata una fuga di notizie, ma la sentiremo in merito, perché è giusto pure che io mi debba anche tutelare se c'è stata fuga di notizie. Le ripeto però, le ripeto, direttore, che questi dati sono stati forniti a tutti gli uffici comunali, a gran parte, all'ufficio, ma per obbligatoriamente, la sanzione a me, sì, obbligatoriamente. Mi spiega lei come facevamo a fare? Non fa parlare lei. L'elenco dei soggetti sanzionati è stato fornito all'ufficio. Senza eliminare il soggetto dalla dinanzia. Mi spiega? No, quale data di nascita? Mi spiega? Ma le spiego una cosa. Ma mi spiega come? Intanto. No, è stato fornito l'elenco dei soggetti sanzionati a livello amministrativamente parlando all'ufficio tributi affinché facesse le verifiche. Lui ha chiesto alla parte politica. Ma quale parte politica? Io non discuto con la parte politica dell'attività. Ma lei se fa polemica. No, scusi, direttore, lei ha detto delle cose gravi, delle offese. No, sì, ha fatto pure i video. Ora lei deve lasciare rispondere però le persone. Non può lanciare accuse, lo fa anche a mezzo social, chiamando il comando di polizia locale omertoso. Io non ho accusato nessuno. Lei ha accusato. Ha messo prima i cartelli, ma lei sto. Ma non si può rispondere, ma che è un comizio. Andiamo avanti con la conferenza. Però deve rispondere. No, direttore. Ma facciamo i comizi della stampa o le conferenze stampa le facciamo noi? Allora.
ha fatto delle affermazioni anche gravi. Io ora le sto rispondendo. Lei ha detto se sono stati chi ha visualizzato le immagini, e le ho risposto. Le ho risposto anche che ci siamo avvalsi di tecnici del comune per le operazioni tecniche, e ho spiegato a quali operazioni tecniche, nominando gli ausiliari di PG all'uopo, facoltà prevista dal codice di procedura penale, direttore, facoltà stessa che prevede che nessun cartello debba essere messo in un'attività di polizia giudiziaria. Per quanto attiene alla specifica abbandono dei rifiuti a livello di procedura amministrativa, il garante della privacy con circolare, ora non ricordo, del 2010 e del 2012, ha previsto l'installazione in via d'urgenza di telecamere qualora questa attività non possa essere contrastata in alcun modo. E lei capisce bene che in nessun altro modo avremmo dovuto mettere un vigile per ogni... Le rispondo poi alla fine per i dati. Per i dati, quello che dice, se lei ha un elenco è grave, ma su questo avvieremo, voglio dire... Ma se lei ha detto che ha un elenco, io le voglio anche dare delle spiegazioni su questo elenco. L'elenco è stato mandato all'ufficio tributi, all'ufficio protocollo, alle poste italiane per la distinta dei verbali. Sto parlando della procedura amministrativa, ok? Del resto mi deve anche spiegare come facevamo a fare accertamenti sul sommerso tributario se non fornivamo i dati all'ufficio tributi, perché veramente così è difficile anche spiegarlo come avremmo potuto fare noi a fare questa attività. Penso di essere stato chiaro. Poi, se lei ha lanciato accuse gravi, sentiremo in merito chi ha questi verbali, questo elenco dei verbali, per vedere chi gliel'ha fornito, perché è giusto anche fare chiarezza in primis all'interno eventualmente degli uffici preposti, del comando e di altri uffici comunali eventualmente, se hanno fornito all'esterno dati sensibili. Ma non lo so, ma chi è che girano? Ma... protestava gridando per questa... Sì, ma siccome ha detto determinate cose, era giusto che io le rispondessi. Okay, grazie comandante. Assessore Crea. Allora, io preciso soltanto una cosa, e anche un po' velocemente, perché poi abbiamo affrontato vari discorsi, però mi piace entrare nel merito della situazione. Intanto do per certo al 100% che la parte politica non ha avuto nominativi relativamente ai verbali, e poco ci interessano questi nominativi. Ci interessa poco, però nello stesso tempo oggi qui non sono contenta di essere in questa conferenza stampa, perché noi abbiamo evidenziato chiaramente due risultati. Intanto mi corre l'obbligo, comandante, lo faccio con gran piacere, di ringraziarvi come assessore alla polizia locale del lavoro che fate, e vi ringrazio ancora una volta, e ogni qualvolta ci sarà occasione di evidenziare un tale lavoro oneroso per voi, io so quello che vuol dire, perché siete stati giornate intere a lavorare su questa cosa, e non vi siete mai tirati indietro, non avete calcolato l'ora, non avete calcolato il lavoro che c'era da fare, né l'impegno. E vi viene chiesto da parte dell'amministrazione comunale, da parte della giunta comunale, dal sindaco, dall'assessore vostro di riferimento, un lavoro continuo su tantissime cose, che cercate di portare avanti con grande impegno e con grande professionalità e onestà. Quindi io vi ringrazio per il lavoro che avete fatto. Certamente non posso essere contenta di vedere oggi evidenziati 163 verbali a persone nostre concittadine o fuori di qua, perché questo attesta due cose. Uno, che amiamo lamentarci continuamente di cose che succedono nel nostro paese, ma non facciamo nulla per non farle succedere, perché se 163 verbali ci sono state, abbiamo avuto 163 o una persona che l'ha fatto più di una volta, che sono andati a buttare la spazzatura in giro per il nostro paese, e oggi ci ritroviamo con un paese sporco da tutti i punti di vista. Questo è il primo caso che voglio evidenziare. Non siamo contenti di aver fatto questi verbali sicuramente, né come giunta comunale né come amministrazione, sicuramente neanche come polizia locale, perché come tu dicevi abbiamo delle cose più importanti di cui occuparci. Quindi questa è un'azione e un lavoro che non avremmo voluto svolgere sicuramente, ma siamo stati costretti. Tempestivamente l'amministrazione l'ha voluta, tempestivamente il comando della polizia locale è stato in grado di attivare tutte le procedure, perché io sono sicura che il comandante, per la sua onestà e serietà nel lavoro, ha attivato tutte le procedure necessarie per svolgere quest'opera importante. Diciamo che l'idea di fare questa conferenza stampa nasce dal fatto che forse smuoviamo le coscienze se vediamo che ci sono dei video, perché se io fossi stata proprietaria di una di quelle macchine o fossi stata in qualche modo coinvolta in questo video, mi sarei vergognata
per l'impatto sociale, per il messaggio educativo che do ai miei cittadini, ai miei figli, a tutti i giovani che crescono in questo paese, e sicuramente mi guarderei bene dal rifarlo. E sicuramente il messaggio che oggi deve passare è: non fate questi come questi nostri concittadini, perché è una cosa veramente deplorevole, è una cosa che porta un danno ambientale di rilevanza incredibile. Il nostro paese è sporco. Veniamo a questo secondo dato. Io mi prendo la responsabilità di quello che vi sto dicendo. L'assessore Crea, non parimenti, così come si va incontro e si lotta il cittadino che non rispetta le regole, allo stesso tempo si comincerà una lotta, se questa è necessaria, contro coloro che gestiscono il servizio all'interno del nostro paese. Perché? Pretendiamo che il servizio venga svolto con puntualità, che si passi casa per casa a raccogliere la differenziata, e abbiamo avuto modo e segnalazioni anche verbali dai nostri concittadini e rilevazioni fatte anche dal comando di polizia locale, che questo non è successo per qualche giorno. Il sindaco ha chiesto spiegazioni, anche per iscritto con un verbale, all'ufficio tecnico e al responsabile dell'ufficio ambiente, che deve vigilare sul buon funzionamento del servizio. Sappiate che, così come abbiamo fatto nel 2015, siamo pronti a fare oggi. L'amministrazione lotterà, sì, colui che abbandona i rifiuti per strada, ma lotterà anche la non funzionalità del servizio che in questo momento abbiamo. Perché il servizio deve garantire l'igiene per tutta la cittadinanza e per tutto il territorio. Uno, per noi che ci abitiamo, due, per i pochi turisti che decidono di venire in questo paese e non possono vedere un paese di terzo mondo pieno di sporcizia. Per cui sarà obbligo di questa amministrazione e impegno di questa amministrazione pretendere che il servizio funzioni. Se il servizio non funzionerà, comunque già devono rispondere per il non funzionamento dei giorni precedenti, e questo è chiaro. Continueremo a contestarli se dovesse essere necessario, perché pretendiamo che la raccolta venga fatta e svolta nella maniera più efficiente possibile. Questo l'abbiamo preteso nel 2015, lo abbiamo voluto nel 2016, lo vorremmo nel 2017 contro tutti e contro tutto, perché abbiamo il compito come amministratori oggi per quanto riguarda l'ambiente e in altri casi per altre tematiche di pretendere che tutto funzioni alla perfezione, ognuno per la sua parte. Ai cittadini lancio un messaggio. Sappiate che quello che lasciamo nel nostro territorio è quello che ci ritroviamo. Possiamo pretendere un paese pulito, ma dobbiamo contribuire a mantenerlo. Alla ditta non lancio alcun messaggio, perché ce ne occuperemo nelle sedi opportune. Grazie per la vostra presenza qui. Sì, grazie. Allora, come vi dicevo, l'oggetto di questa conferenza stampa era suddiviso in due settori. Uno è l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, l'altro è criticità nel servizio di igiene ambientale. Io parto dal secondo dato. Voglio ringraziare, così come ha fatto Patrizia Greco, così come ho fatto io, il corpo di polizia locale, il comandante e tutti i vigili, e voglio ringraziare altresì anche il comando stazione di carabinieri, perché mi è stato riferito che più volte è il tecnico e tutto il personale comunale. Chiaramente, dice bene il comandante, criticità nel personale, questa c'è anche nell'ufficio tecnico. Allora, io parto dal dato che mi è stato fornito, ci sono 163 verbali accertati e altri in corso di accertamento, dovremmo toccare i 200, le 200 sanzioni. I verbali spediti sono 127, 50 risultano già notificati, alcuni di questi sono venuti a reclamare dal sindaco. Naturalmente il sindaco li ha invitati a pagare e a rispettare le regole, perché se sono stati sanzionati evidentemente hanno violato qualche regola. Muoviamo dal fatto e precisiamo che a monte vi è un'ordinanza del sindaco che vieta l'abbandono dei rifiuti, forse a qualcuno questo sfugge, che va a tabellare pure la sanzione indicandola in 150 euro per l'abbandono della singola busta o di più buste. Poi, il dato che non mi fa assolutamente dormire sonni tranquilli è che nei 127 verbali spediti, 139 mi passa l'ufficio tributi, elenco sanzionati inviato all'ufficio tributi, abbiamo un iscritto a ruolo di 54, dei quali 43 residenti su merito, quindi ci sono 11 non iscritti a ruolo. Questi partono le sanzioni per 5 anni, è chiaro.
anche se a monte alla fine vi do ancora un altro dato. Di questi iscritti a ruolo vi posso dire che l'80% ha ritirato il kit dei mastelli. Quindi capite che nonostante il tizio ha i mastelli a casa, preferisce buttare la spazzatura in giro. E questo è un dato di cui tutti dobbiamo trarre, ognuno per la propria coscienza, i dati. Per me è un dato marcato, dove c'è, anche se minima, ma una parte di gente incivile. E non vado oltre. Degli 85 accertati, parliamo credo dei primi 85 accertamenti, solo 24 risultano residenti a merito, magari è iscritti a ruolo, magari c'è anche il tizio che è alla casa, sicuramente a merito ma non è residente. Poi l'altro dato è da gennaio che stiamo distribuendo i kit, giusto? Novembre. Da novembre che stiamo distribuendo i kit, e se c'è stata un'impennata di iscritti a ruolo, questo è già un dato che evidenzia quanto sommerso c'è. Ci sono circa 1000, se facciamo la differenza 6, 5, 49, 2, 5, 2, 85, sono circa 1000, sono 1250 circa utenti che si sono aggiunti all'elenco di chi va a pagare le tasse, di chi le ha sempre pagate in maniera regolare. L'altro dato che non deve passare inosservato è che soltanto 4.481 hanno ritirato i kit, quindi siamo nell'ordine di circa 70.000, tanto oscilla tra i 1.500 e i 2.000 e le 2.000 persone che ancora non hanno ritirato il kit. Vi dico che indipendentemente da quello che stiamo facendo con le telecamere e dai controlli, noi abbiamo fatto un altro controllo con l'ufficio tributi e l'abbiamo fatto in maniera spicciola, andando a chiamare uno per uno tutti i residenti su merito, dall'ultimo nato al più anziano, e vedendo chi è iscritto al ruolo. È rimasto un congruo numero di soggetti che nessuno ha chiamato, e la stima, compattando il numero, è che ci sono 930 utenze che non sono mai state iscritte al ruolo residenti a merito. Quindi è accertato. È vero sì che noi con le telecamere andiamo a subito a evidenziarli e a sanzionarli, però vi posso dire che le persone che abbiamo scoperto erano già censite. Dice, ma se le hai censite come evasore, perché non hai attuato la sanzione? E perché ogni cosa purtroppo ha il suo tempo, il personale è quello che è. Un altro dato che voglio che fate veicolare bene è che noi non ci siamo fermati solo al primo controllo dei residenti iscritti a TARE, abbiamo incrociato pure tutte le utenze elettriche, le utenze catastali e le utenze a TARI. Da questo emerge che ci sono 2.400 utenze, dottore Vinci, 2.400 utenze che sono iscritti alla TARI e 400. Questo è il dato che mi ha fornito l'assessore Bruni, 2.000 con l'ufficio tributi, 2.400 utenze circa che hanno il servizio elettrico, quindi il contatore dell'Enel, pagano la spazzatura ma non hanno il servizio idrico, non sono censiti. Partirà il controllo, come riusciremo a farlo non lo so. Stiamo appunto affrontando col comandante dei vigili un primo controllo. Capite bene. Allora, non c'è il contatore della luce, pagano la spazzatura. Che può succedere? Che magari lo faccio su me stesso, che io abito nel piano sotto e c'è un unico contatore tra papà e figlio, diamola per buona questa, ma sicuramente il numero di utenze, anche per la fornitura di acqua che noi abbiamo, perché anche là abbiamo, ricordate il famoso dato che ho sempre dato, 1.200.000 metri cubi fatturati da Sorical, 800 metri cubi che il comune fattura all'utenza, più i nostri quattro pozzi, se tanto c'è un grosso ammanco o
e chi usa l'acqua senza pagarla, traiamo il dato che la ruba. Dice bene il comandante, questi controlli, 2600 controlli, non è una cosa che noi possiamo gestire da soli se non ci inventiamo qualcosa, perché in ogni controllo che ha da esito, per loro lo chiamano positivo, cioè il furto dell'acqua, per me è un negativo, un controllo negativo, negativo perché segna un punto meno, un ulteriore punto meno per quanto mi riguarda, scatta una denuncia con delle procedure che devono fare come tempistica entro le 24-48 ore, se vi è sequestro eccetera. Quindi questi sono i dati che riguardano la prima parte, quella dell'abbandono, dell'emersione, del sommerso eccetera, che non ci fa gongolare, anzi onestà per onestà vi dico che sono numeri che non avrei mai voluto dare, perché non ci squalificano e non ci qualificano. Passiamo alla seconda parte, che è quella che mi preme di più, perché è vero sì che ci sono le 200 sanzioni di cui oltre il 50%, il 60%, forse anche il 70% non è di residenti di merito, quindi un 30% è un numero insignificante sui cittadini, anche se poi comporta quella visione che vediamo, quella visione scellerata, perché se passiamo dalla Prima Maggio, se passiamo da Pinati, se passiamo San Leonardo, vediamo quei cumuli di rifiuti che onestamente sono delle mini discariche. E ribaltiamo, noi abbiamo l'obbligo, noi sconti non ne facciamo a nessuno, noi abbiamo dei ritardi sulla gestione. Tra poco ho chiesto già al comandante dei vigili di annotarmi se nella frazione Pilati è stato ritirato, doveva essere fatto nella giornata di ieri, il multimateriale e la plastica. Se non è così, provvediamo a fare una relazione, perché io uno degli accenti che ho posto nel verbale che ho fatto in contraddittorio con la loca di ambiente, non c'era il responsabile dell'ufficio tecnico, assente perché era al tribunale. Gli ho evidenziato l'attenzione l'ho posta sull'articolo 13 del nostro contratto, penalità e risoluzione del contratto. Vi leggo qualcuna delle penalità. Euro 1000 giornalieri per il mancato ritiro domiciliare di una qualsiasi tipologia di rifiuto o per il mancato spazzamento di ciascuna area di circolazione, via, strada, piazza del territorio comunale. Oltre 10 aree di circolazione, strade o piazze non servite dal servizio, si intenderà interamente non espletato con l'applicazione della penale al punto 1 che è di 10.000 euro. Poi c'è un attimino, bisogna prima saper fare nei tempi giusti le contestazioni. Euro 200 per il mancato ritiro di una qualsiasi tipologia di rifiuto da raccolta domiciliare presso singolo civico. E questo è uno degli articoli. Poi l'altro accento che l'ho posto sull'articolo 21 dei principi generali, un trafiletto recita: è compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento e all'asporto di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi. Abbiamo, naturalmente, e non voglio assolutamente giustificare, c'è un ritardo sugli ingombranti, è stato saltato qualche giro, forse recuperato, ho chiesto anche il conto su questo. Noi il capitolato prevede che possono essere soddisfatte soltanto 20 chiamate a settimana. Abbiamo chiesto il numero degli interventi per vedere tanto mi dà tanto per ovviare. È chiaro che se c'è in questo momento una chiamata e va a fine agosto o ai primi di settembre, c'è qualcosa che non funziona e un correttivo va apportato, però questo capitolato noi, e con questa gara d'appalto l'abbiamo ereditato, stiamo cercando di correggere ove possibile, per quello che è possibile, il tiro. Un altro accento io l'ho posto sulla raccolta degli sfalci, ve lo leggo, perché parecchia gente dice, la signora che è venuta a protestare ieri, io avevo il sacchetto, quella che ha telefonato, il sacchetto con le foglie del cortile e ho ritenuto opportuno metterlo. Il servizio è rivolto, raccolto sfalci, alle utenze domestiche e riguarda gli sfalci di erba, fogliame, potatura. Quando parliamo di potatura non è la foglia ma è il ramo, il ramoscello o il ramo o altro materiale vegetale.
La raccolta dei residui di sfalci, potature di giardini privati sarà effettuata congiuntamente alla raccolta dell'organico nei giorni previsti da questa frazione. La frequenza è di 3/7 giorni a settimana. Anche qua credo che ci siano delle incongruenze. Io ho invitato il responsabile dell'ufficio tecnico a verificare e a contestare, l'ho fatto volentieri, mi sembra che era giovedì mattina. C'è un verbale, una mia annotazione fatta, un mio appunto fatto al mio responsabile dell'ufficio igiene ambientale e notificato anche, firmato anche di Locra d'Ambiente, che sarà tenuta nel momento in cui, perché non è il sindaco che fa le contestazioni, ma il responsabile dell'ufficio tecnico, a dare spiegazione a queste criticità. Un'altra criticità è quella della pulizia della spiaggia. Abbiamo, forse per la prima volta, da quando ci siamo noi, ma da anni, ha fatto una parziale aratura della spiaggia, ma abbiamo riscontrato una mancanza di pulizia della spiaggia. Anche questo, per quanto mi riguarda, ho invitato il responsabile dell'ufficio tecnico ad annotare e a fare le contestazioni che dovevano essere fatte. Quindi noi attualmente abbiamo come criticità l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, che per noi in qualsiasi, diciamo, modo va svolto. Per noi è a carico dell'impresa, senza ombra di dubbio, lo ripeto, l'articolo 21 dice: è compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento e all'asporto di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi. Queste sono le carenze che noi riscontriamo, che come parte politica abbiamo già mosso all'Ogri di Ambiente e al responsabile dell'ufficio tecnico. Sconti zero. Io aggiungo una sola cosa, comandante. Ho piena fiducia nell'operato svolto dal comando dei vigili. Per me il lavoro svolto con le sanzioni, con le telecamere, con la proiezione di oggi, credo in scienza e coscienza di poter dire che è regolare. Naturalmente, se c'è un qualche errore che va addebitato alla parte politica, pronti a riconoscerlo. In questo momento non lo intravedo, non c'è alcuna, per me, nessuna preoccupazione. La preoccupazione invece viene dai dati che abbiamo riscontrato. Non mi chiedete, vi dico io di non chiedermi come riusciamo a fare i controlli su 2.400 persone in questo momento, non lo so, non lo sa neanche il comandante. So soltanto che i numeri devono scuotere le coscienze di ognuno di noi, non tanto per noi, ma per i nostri figli, per i tanti ragazzini che ci stanno. Diceva bene il comandante, è una vergogna. Il papà che fa scendere, o la mamma o la nonna che fa scendere il ragazzino dalla macchina per buttare la spazzatura. È una riflessione che voglio fare a voce alta. E un'altra riflessione è che già mi vedo proiettato al nuovo bando. Il nuovo bando ci deve far correggere gli errori che ci stanno in questo. Il nuovo bando deve essere concepito, elaborato da qua un anno, 3 anni e la gestione dei rifiuti. Un anno è già passato con tutti gli errori e i difetti che abbiamo avuto. Per la percentuale di differenziata del 2016 non è quella degli ultimi mesi. Oggi siamo al 52%, la media dei 3 mesi da quando abbiamo completato il ritiro dei cassonetti sul territorio comunale. Il 52 è una buona percentuale. Vi do qualche altro dato. Sul non corretto conferimento non abbiamo avuto alcuna contestazione da parte di Locri d'Ambiente, eppure c'è un camion sequestrato. Quindi se tanto mi dà tanto, diciamo messa in quarantena. Io dico sequestrato forse impropriamente, però è un camion che manca in questo momento al servizio. Ho posto l'accento, e questo è un discorso, diciamo, su cui non facciamo, vedo qualcuno del personale, sul numero del personale. Il capitolato prevedeva un certo numero, vediamo quanti sono giornalmente i signori che si occupano del servizio a merito, con nome e cognome. Abbiamo chiesto un cronoprogramma e soprattutto il cronoprogramma dei mezzi.
Altrimenti ho invitato sempre l'ufficio tecnico, io gli ho fatto questi appunti, mi è venuto non molto difficile, anche perché questa è una partita che viene gestita da tecnici, mi sono fatto onestà per onestà anche aiutare su questa, perché voglio sempre sbagliare a più teste, con più occhi e con più teste, perché ritengo sempre che gli errori fatti da un confronto sono sicuramente ridotti. Io per il suo tramite voglio ringraziare anche gli operatori, c'è uno, sarà a cura del signor Pizzimenti, mi sembra che sarà a cura a ringraziare il personale, vi chiedo più attenzione, controllate, vigilate, vi chiedo scusa, lo faccio io per tutta merito, so che avete avuto delle aggressioni, le ha avute anche qualche vigile, io una sera a un signore anziano mi sono permesso di dire che il vigile non è suo figlio, stava urlando, dice ma è in modo mio di parlare, no, urlate a vostro figlio, non urlate, se avete qualcosa scrivete al comando di vigile, scrivete al sindaco, che gridate in mezzo alla strada non ha senso, non ha significato. Quindi vi chiedo scusa se qualcuno vi aggredisce, vi chiedo più attenzione, vi chiedo più sacrificio, e vi chiedo maggiore collaborazione, perché vogliamo una merito più pulita, vogliamo una merito più ordinata. Questo è il nostro unico obiettivo, non abbiamo altro da chiedere se non il rispetto delle regole, il rispetto del capitolato, il rispetto del contratto firmato da parte di Locre d'Ambiente, per far sì che sia i vigili, sia la parte politica, sia gli operatori possano lavorare con serenità e possano tranquillamente dire una volta per tutte, a merito, le cose iniziano a funzionare e le cose stanno cambiando. Devono cambiare, costi quel che costi, da parte nostra, e correggo l'assessore Bruni, non è vero che noi non dobbiamo essere sceriffi, sicuramente non siamo militari, però se controlliamo, se rimproveriamo, se ci arrabbiamo quando vediamo qualcuno che non conferisce in maniera corretta, io ieri ho rimproverato una signora che aveva dei bambini piccolini e gli ho detto signora lo dovete fare non per il sindaco, non per l'assessore, non per la parte politica, non per gli operatori della Locride, fatelo per i vostri figli, perché queste buste dove stavano per finire? In qualche vellone, nella fiumara, non è corretto, chiamate che vi sarà dato, chiedete che qualcuno vi risponderà e vi deve rispondere nei tempi previsti dal contratto. Segnalate, invito tutta la cittadinanza a segnalare per iscritto e per tempo qualsiasi disservizio. Ci serve per fare le dovute contestazioni e le dovute sanzioni. Grazie. Siamo qua, assolutamente sì. Residenti. 85 non iscritti a ruolo. 43 residenti su 85. In ogni caso, perché detto il 30%. Gracias.
perché laddove c'è sporco è facile aggiungere una multa, dove non c'è il barco, non c'è. Cioè in sera andiamo a scrivere una bomba nella città di Provo, ho visto che non c'è una cicca di sigaretta, perché io che sono un grande fumatore però non ho cosa c'è, andavo a trovare il posto. Quindi se il paese è pulito nessuno si permette di buttare per una cicca delle sigarette. Allora, intanto perché non avete pensato, soprattutto con l'arrivo dell'estate, a queste isole ecologiche, e come venite sempre ad accogliere l'ambiente, non sta prendendo quattro appunto, per capire, che non sono un esperto di cuore, recintate e sorvegliate all'interno proprio dell'area comunale, per il quale addirittura per questa tipologia semplice non serve nemmeno la comunicazione che serviva fuori, perché non è una risposta. È un'isola enorme. Poi dopo l'ambiente ha l'obbligo di andare naturalmente sorvegliata. Non avete fatto questo, si può portare anche a questi risultati, perché non è solo chi non ha ritirato il mastello. Ma la domanda che vi faccio, ma voi i mastelli o non i mastelli, i carrellati alle attività economiche, quindi non al cittadino residente e domestico, a quello commerciale, l'80% non gliele avete ancora consegnati. Io tutte le mattine quando vado al bar reclamo, che dove la dobbiamo portare questa spazzatura? Ma come facciamo a tenercela una settimana in casa? Ci sono dei limiti. Da mattina io mi sono visto qui che ha un camion di spazzatura, qualcuno pensava di rivolgersi all'esterno, ma non può farlo per farsi la rete, ma da chi? Dove la conosce? Quindi questi sono problemi. E secondo me, caro sindaco, caro assessore, voi dovete immediatamente affrontare. Ma voglio andare all'ordine del giorno, a queste 15 giorni. Io sono andato a contare il capitolo alto a Bartolo. Lei ha mai visto a me una spazzatura del paese di Milano, assessore? Lei l'ha mai visto? Sì, c'è. Io non l'ho vista. Pure io ci sono sempre con la telecamera, da te che il comandante di Milano poi mi sanziona anche su questo, se sbagliamo. Cioè, non ho capito, qui c'è scritto che ci vuole la spazzatura, qui c'è scritto quante persone deve avere l'ordine ambiente in servizio, ce li ha queste persone, assessore, qua il 50% di quello che hai detto tu poco fa, no? I camion, i medici, cioè le risorse, qui c'è scritto chiaramente, l'ha detto, ha già risposto e quindi c'è il costo, nasce appunto da una somma, no? Alla fine c'è 18 persone che nascono, tanti impiegati così, questo così, io mi pare che siamo, ci mancano 6 unità lavorative più o meno, ci manca qualche cane, ci manca il compattatore che non sta da un altro paese, non c'è la spazzatrice, e allora in giro per il paese sapete che si dice, ma scusate, se lo pagano per il tempo, fai il 50%, abbiamo visto poi la pulizia delle strade, qui basta portare un po' di carne e immagino tutta le cose stanno crescendo. Sì, sul viale che arrivate basta portare le camere e levano le radici. Allora, la sera dell'altro è pieno di topi e la infestazione che sono fatto è pieno anche delle cosiddette, lo dico in dialetto, dei cubi. Io non le abbiamo fatte. Non le hanno fatto una parte, l'ho visto pure io, perché cioè, non si può stare in estate nel salotto del paese. Se ci sono è perché c'è un problema igienico sanitario, no? Allora sono io che mi vivo a volerlo risolvere con urgenza. E perché si dice in giro, ma scusate, se questi non ci sono questi detti, non ci sono questo operato e gli stanno pagando il canone per l'interno, c'è tutto sotto. Tutto sotto si dice che faccio chissà che sta fatto tanto spazio. Questo si dice. E allora, poi io sono convinto invece della bontà sia del lavoro di Bruno, è chiaro, no? Perché se stiamo qua anche a fare, non stiamo qua con questo caldo a divertirci nel noi e nel popolo, però per dare una corretta informazione è giusto anche sanzionare, non soltanto è venuta la spazzatura, che non è giustificato, ma va sanzionato anche chi deve fare la raccolta e quando va, allo stesso modo, anzi non allo stesso modo, in maniera veramente... Il profeta al comando di polizia locale, non lo possiamo fare noi. No, questo sto dicendo di nuovo, va sanzionato, perché chi lo deve fare? Chi lo deve fare? Lei deve fare una cosa, ma io lo dico. Lo dico.
Sì, lascialo dare. Rispondo io? No, rispondo io. A qualsiasi domanda. Rispondo io a tutte le domande. All'interno del campo rom, un disastro ambientale che dura penso da 40 anni, da quando era consigliere del comune. Non è così, lei non deve dire cose che non sono vere. Io ero consigliere, c'era anche sì. Facciamolo finire, non lo interrompiamo. Problema del campo rom, poi ci faremo quattro risate più in là nel tempo. Del campo rom è molto più complessa di una simile, di un semplice abbandono dei rifiuti sul suolo comunale. È una tipologia completamente diversa, dove serve per la risoluzione definitiva della problematica, prova né testimonianza nelle mille relazioni che abbiamo fatto noi, un'attività sinergica con tanti attori istituzionali. Non possiamo pensare che quattro agenti di polizia locale entrano nel campo rom e risolvono la problematica oggi di no. 40 anni. No, ma non penso che prima... Era pulito, caro comandante, lei dimentica che poi eravate là dentro quando era pulito. Lei lo dimentica, io no, perciò io prima. Allora, io non lo posso dimenticare. No, ma solo di sempre. E non ce l'ho con lei, attenzione, perché lei da solo non ce l'ha portata con quattro minuti. No, ma le spiego, perché lì è un problema innanzitutto di natura sociale. Esistono le famiglie che vivono in una situazione di pericolo per la propria vita, vivono in baracche senza titoli di edilizio, fatiscenti, con bambini piccoli, ma sicuramente non possiamo pensare che la problematica, questa complessità di questa problematica possa essere risolta con le polizie locali. L'aveva fatto un intervento di dislocazione delle famiglie che abitano, sicuramente con servizio. Ma è sicuro che sono soltanto i nomadi che vanno a buttare quella spazzatura che ho ripreso nel fiume, che appena arriva la prima acqua ce la porta tutta a mare, quella montagna? Oppure sono i cittadini che vanno a scaricare? Tutto il materiale, e non lo sa perché, allora io l'ho chiesto, ha messo una telecamera lì, ha preso qualcuno, basta. Allora, se ho messo le telecamere, non me lo deve dire. Svolgere dell'attività, sicuramente non lo posso dire in questa sede. Se abbiamo attività in corso all'interno del campo rom, abbiamo svolto attività, non lo posso dire, perché vige un principio che è il segreto istruttore dell'attività di indagine, ma non devo, voglio soltanto dire, e mi preme di sottolineare, che la risoluzione del campo rom, dove per anni e anni tutti hanno dormito, non penso che quella situazione sia a conoscenza solo del personale di polizia locale, perché è di rimpettaio dei nomadi che abitano là. Penso che là ci sia una problematica che va risolta. Era stata risolta, c'erano solo famiglie, comandante. Allora io non voglio di domande, non voglio fare al comandante, continuo a farla da parte politica, perché per me poi voglio dire, io non ce l'ho con lei, comandante, per essere chiaro. La parte politica mi deve rispondere su questa cosa, una volta per tutte. Menduri era consigliere comunale e c'ero pure io quando vi siete insediati voi. Io ricordo perfettamente che l'allora sindaco con anima politicamente Costantino ha fatto la pulizia
completa, lei c'è. No, Costantino ha allora, c'è una persona famiglia. Ah no, allora sono sbagliati lì. Sono sbagliati lì. Il problema le posso dare. L'assetto dello sport era pulito. C'è una montagna di Ethernet, me la vuole levare che il vento gliela porta sindaco, non lei, me la vuole levare che il vento la porta ai bambini che abitano vicino. Per la risoluzione, ma questo è il mio modesto parere, per la risoluzione della problematica del campo va completamente, vanno completamente dislocate quelle famiglie, perché quelle sono rimaste all'epoca, quando aveva iniziato l'amministrazione Costantino, aveva demolito con Bobcat, con Ruspe le abitazioni, aveva assegnato degli alloggi alle famiglie. Sicuramente è stata un'operazione di concerto con l'Opera Nomadi, ma il problema là è che non si è conclusa quella procedura, lasciando quelle famiglie là, quello è il centro di riunione di traffico illecito di rifiuti, in grossa parte commesso dai nomadi con altri soggetti, eventualmente. Quindi per lei, per me, siccome c'è una montagna, il fatto che arrivi uno e scarichi un camion è normale. Allora io le sto spiegando, ma mi devi fare parlare, quello che facciamo noi, non lo dirò a certo. No, certo non lo devi dire, io le sto chiedendo, siccome sta aumentando, io ho i video, man mano che ho, mi dice chi li sta scaricando, io no. Lei per me, no? Qualcuno li scarica. Sicuramente faranno. Ma le sto dicendo un'altra cosa, siccome lei continua a sottolineare che c'è quella situazione... Perché lei pensa che io ce l'ho con la... con i vigili, non è così, diciamo che... Se vogliamo risolvere quella problematica, ha fatto un'attività sinergica con prefettura, questura, con le forze di sicurezza, con l'ASPO, con i servizi sociali, spostare con le famiglie, spostarle, no, purtroppo come normalmente è stato fatto, creando un minichetto in via Mazzini, allocando le sparse nel territorio e demolire definitivamente quelle qua. Fino a quando questo, e capisce bene che non pensa l'attività... Io capisco pure che poi lei, il sindaco, l'ambiente è responsabile del disastro ambientale, per quanto mi riguarda. Per voi no, continuate a pensare che non è... Le sanzioni sono state fatte in un mese, circa 60 anni. Allora, è quello che ci sarà. Posso? Nella spazzatura. Nella... Posso? Con cui avrei finito, se volete rispondere a qualche domanda di quello, così ce l'hanno... Prima di mettere cose in bocca che non abbiamo mai pensato, noi abbiamo detto, e lo riconfermiamo, che il Paese non è pulito. Cosa ben diversa è dire che il Paese non è mai stato così sporco. Forse questo l'ha detto lei, io ho detto che il Paese così sporco, forse ci dimentichiamo, vi invito a acquisire il numero degli interventi dei Vigili del Fuoco per l'incendio dei Cassonetti, che forse superava la chiamata al giorno, c'erano più chiamate al giorno. Se diciamo che il Paese non è stato mai così sporco, per quanto mi riguarda non c'è bestemmia più grossa. Vi posso dire con certezza che la settimana che verrà è quella buona per collocare 10 mini isole ecologiche. Vediamo su questo una certezza come dislocarle, la maggior parte verranno dislocate nelle adiacenze degli accessi al mare, e certezza che il Paese sta per muovere verso la punta massima di presenze a melito, che durante la settimana che va dall'8 al 16 al 17 agosto, questi 10 giorni diciamo dall'8 al 18, Melito va a toccare 3/7, 3/8 e noi ci auguriamo anche che vada a superare questo 3/7, 3/8. E perché sicuramente avremo il piacere di ospitare gente, turisti, ma anche per poter salutare e incontrare i tanti nostri emigranti che purtroppo si sono nel tempo dovuti trasferire e lasciare il loro paese d'origine. E per me questa è qualcosa che purtroppo mi brucia parecchio. I carrellati, anche qua c'è un qualcosa di anomalo sul contratto, stiamo cercando di muovere. Ho letto il passaggio, non mi sono fermato ma anche quello dello spazzamento della spazzatrice. Lo spazzamento delle strade è previsto in parte manuale, in parte meccanico, con delle cadenze che... Per quanto ci riguarda stiamo monitorando come parte politica e non vengono rispettate. Il numero delle unità, impiegate, lei è certo che dovrebbero essere
da contratto 18, mi sembra, se non vado errato, lei dice che mancano 6. Ho chiesto il cronoprogramma con nome e cognome e con targa dei mezzi impiegati su merito. L'ho chiesto all'Ocride Ambiente, l'ho chiesto al mio ufficio tecnico. Perché l'abbiamo fatto? L'ho fatto per accelerare, diciamo, il processo di contestazione, perché ad oggi, comandante, l'articolo 16, controllo della polizia locale, il comune provvede alla vigilanza e al controllo dei servizi effettuati dalla ditta aggiudicataria a mezzo degli uffici comunali competenti, ufficio tecnico, e dei quali dipende per tutte le disposizioni riguardanti il servizio stesso. L'Ocride Ambiente dipende dall'ufficio tecnico. È fatto obbligo all'aggiudicatario e al proprio personale di segnalare immediatamente agli uffici competenti tutte quelle circostanze o fatti che possono impedire il regolare andamento del servizio. Abbiamo il camion in quarantena, è chiaro che qualcuno non ha conferito in maniera corretta, però è altrettanto chiaro che non mi sembra che è stata fatta, per quanto riguarda l'organico, una segnalazione che ci consente di muovere dei rimproveri, delle, diciamo, contestazioni all'utenza. È fatto altresì obbligo alla ditta aggiudicataria di denunciare immediatamente all'ufficio tecnico del comune e alla polizia locale qualsiasi irregolarità, getto abusivo di materiale, deposito di immondizie e ogni altro su strade. Onestà per onestà, qualche segnalazione da parte di Ocride Ambiente per questi mini discariche è arrivata, lo dico coadiuvando l'opera dell'ufficio di polizia locale con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore. Quindi credo che questo la polizia locale l'abbia fatto con le telecamere, abbia sanzionato chi contravviene. Però non ci fermiamo a questo, è chiaro, e anche i carabinieri, chiamando a supporto i vigili, perché se i carabinieri chiamano i vigili, poi la parte finale scompaiono i carabinieri, l'opera, il verbale va in capo ai vigili. Ringraziamo entrambi. È chiaro che si individua il problema, a mettere sta la soluzione. Ci sono le buste, perché qualcuno le ha buttate là in maniera illegittima, illegale, le lasciamo là? Assolutamente no. Per me vanno tolte. In un modo o in un altro, poi vediamo se l'Ocride Ambiente le caccia gratuitamente e noi dobbiamo pagare la discarica. Veniamo alle altre, il campo Rom. Il campo Rom, io ho contezza, ci dice che comandante c'erano 2-4 famiglie, uno ha detto 2, l'altro ha detto 4, vi dico che oggi se ne stanno 8. L'ultima relazione dell'ufficio politico e sociale, perché abbiamo avuto un finanziamento di 720.000 euro che dovremmo spendere e rendicontare entro ottobre. Perché siamo fermi? Siamo fermi perché nel preliminare è previsto di buttare il palazzetto dello sport. Il palazzetto dello sport è l'unica opera, questo ci è stato riferito verbalmente dall'ufficio tecnico, che è stata realizzata con la sorveglianza, l'alta sorveglianza del Genio Civile. Se tanto mi dà tanto, è vero che le prove sul calcestruzzo non danno dati confortanti, capite che significa che anche qua si apre una partita che mi auguro ci consenta di poter spendere questi soldi in un modo o nell'altro. Perché se ci vincolano a non buttare il palazzetto da una parte, l'idea nostra è di modificare il progetto e recuperare il palazzetto dello sport. Le prove, adesso noi stiamo per rifare le prove. Ma quando passiamo dalla teoria? E questo è il problema, pratica e teoria. Un attimino, allora voglio dire anche, correggimi se sbaglio comandante, che lei ha detto che c'è gente che sta scaricando in mezzo alla Fiumara, tanto la Fiumara non sarebbe di competenza nostra, anche se noi abbiamo bonificato la Fiumara Tabacco e là con l'abbandono, io vi invito ad andare a vedere cosa c'è, perché l'abbiamo scritto, c'è una relazione dopo Festa di Madonna, quello che è successo nella Fiumara Tabacco. Nella Fiumara Tabacco, noi andiamo a bonificare. Dove? Nella traversa, anche questa è una delle zone di criticità che abbiamo, la traversa che collega Anna, ex, diciamo, la zona della Sala Anna, sì, Sala Anna che va verso la Fiumara, quella traversina sterrata. Sì, tra il tratto tra Merida e Sant'Elia. Tra Merida e Sant'Elia, territorio nella zona di Vilardi. Questa è una zona che abbiamo, che stiamo attenzionando e verrà monitorata e controllata. Non devo dare alcun suggerimento come
non ne ha avuto, grazie a Dio, bisogno. Il comandante, se chiede conforto, gli dico che quella è una delle zone, magari sarà in questo momento controllata, non mi interessa saperlo e non voglio che risponda. Dico, è chiaro che su questo ci è sfuggito. Il numero delle telecamere da qua a breve verrà raddoppiato. Verrà raddoppiato per un motivo molto semplice. Le telecamere non serviranno solo per l'abbandono dei rifiuti. Le telecamere possono anche servire per altro, per il controllo del territorio, che non deve essere limitato, visto il crescente numero di furti che ci stanno a merito. In questo momento servono per... Comandante, predisponi questo regolamento e porti nell'area. Questo, io spero di aver risposto. La spazzatrice ci è stato posto che noi... ci è stato contestato da parte del Locale Ambiente verbalmente, almeno dalla parte politica, che noi dobbiamo dare il carrellato con il cassone con l'area individuata, e questa è una nostra mancanza, e l'autorizzazione al ritiro di questo codice particolare dei rifiuti, che adesso non ricordo il codice, c'è scritto nel verbale comunque e annotato sulle mie carte. Questo, io credo di aver risposto a tutte le domande. C'è qualcuna che mi è sfuggita, vi chiedo scusa, rifatela. Ecco. Ah, vi chiedo di acquisire, che è un atto pubblico, noi la porteremo nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio, la sentenza del Consiglio di Stato per quanto riguarda l'affidamento del servizio all'Ocri di Ambiente e la revoca del servizio alla ditta aggiudicataria. 3 anni, un anno è passato, ragioniamo già da qua un anno, perché un anno prima vogliamo e dobbiamo fare un nuovo bando. L'obiettivo è, lo dico perché credo che sia facilmente raggiungibile, facendo sinergia. Lo chiedo a voi come stampa, lo chiedo alle forze dell'ordine tutte, scriverò anche al prefetto. Facendo sinergia, credo che noi siamo, e non è un numero che è fantasia, è un numero che può essere concretizzato facilmente entro fine anno, raggiungere il 70% di differenziata. Questo ci consentirà di fare un nuovo appalto con numeri totalmente diversi da quelli di oggi. Il risparmio verrà spalmato sull'utenza, non verrà intascato da chi che sia. Noi non abbiamo nulla da spartire con l'Ocri d'Ambiente. L'Ocri d'Ambiente ha un contratto che deve rispettare, non avrà alcun sconto come non hanno avuto i precedenti, come non avrà nessuno che svolge il servizio, alcun servizio, qualsiasi dei servizi a merito. Questo deve essere chiaro per tutti. Grazie di tutto quello che fate e per l'aiuto che credo dovete, potete e darete per la crescita del nostro merito.